Buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di Recensioni Veloci. Questa sera parleremo della vaporiera della Russell Hobbs. Eccola, è arrivata questa vaporiera, come vedete già dalle indicazioni, dalle foto e alcune caratteristiche, per esempio gli 800 watt e la capacità totale in tre cestelli di 9 litri con un timer di tipo analogico. Esiste anche la stessa versione col timer digitale, costa circa il doppio. Col timer analogico sino a 60 minuti e anche il piccolo contenitore, come potete vedere, col coperchio per i singoli componenti. Girando la scatola abbiamo altri riferimenti, sempre quelli legati alla potenza, alla capacità, la garanzia, il contenitore del riso, qua è indicato come va versato l'acqua all'interno, e qua vedete, ancora si ricordano alcuni riferimenti. Andiamo a vedere dentro com'è fatto. Ecco la nostra vaporiera all'interno. Questa è la base col timer e il LED di accensione. In questa parte ci sarà la zona per il riempimento dell'acqua. Poi abbiamo il vassoio, qua messo il diffusore per il vapore. Qua c'è il vassoio per il recupero dei liquidi per evitare che vengano mischiati all'interno del vano dell'acqua. Qua ci sono lateralmente degli spazi che permettono di versare l'acqua all'interno. Ecco i tre contenitori molto capienti, eccoli qua, molto capienti. È indicata la possibilità anche di poterli lavare in lavastoviglie. Hanno un'indicazione numerica che vi indica come vanno messi in sequenza, molto semplice. Ecco qui il completo, la nostra vaporiera. Abbiamo anche il piccolo contenitore per il riso, molto utile. Possiamo utilizzare in questa maniera. Se vogliamo, qua c'è soltanto il riso, oppure impilare i vari componenti. Abbiamo il timer, molto semplice. Poi all'interno è presente anche un manuale, classico tagliandino di garanzia, e un manuale anche in lingua italiana, dove sono poi indicate anche per i vari cibi, mediamente la tempistica. Molto semplice. Andremo a provarla per vedere come funziona. Per esempio, occupiamoci della cottura del riso. La prima cosa che dobbiamo fare è chiaramente caricare la vaporiera. Qua abbiamo un livello massimo, lo possiamo fare tranquillamente così. Dopodiché possiamo utilizzare il contenitore per il riso ci va. Vi ricordo più o meno le proporzioni sono 2 a 1, quindi per 100 grammi di riso solitamente 200 di acqua. Lo mettiamo all'interno del nostro contenitore, chiudiamo e attiveremo il timer. Mediamente per il riso vanno dai 15 ai 20 minuti. Qua ha finito 20 minuti. Il nostro riso è cotto, eventualmente lo possiamo anche scolare se è rimasta ancora dell'acqua, ma è sicuramente cotto. Perfetto.